dai, Mondi, perché non scatti di più? Sembri un pesce bollito. Io non sapevo che in marina si marciasse tanto, altrimenti sarei andato in fanteria. Brigadier, io ho fatto domanda per l'anzianità e marce ne so fa, faccio bene le iniezioni. Sta zitto tu, imbranato, studia i gradi. No, senta, mi associo all'ammutinaggio dei miei colleghi. Uno viene in marina per solcare i mari, mica per solcare le suole. Insomma, se navi le avete o non le avete? Non le avete, ditelo onesto, ve ne compro io un 6 o 7. Ah, perché tu hai tutti questi soldi? Il mio papà è così ricco, ma così ricco che in parole povere non riesco a dirlo, devo dirlo in parole ricche. Ah, silenzio! Attenti! Ecco sinistra! Sì! Avanti! Marsh! Hot, due, hot, due, hot! Beh, che fai tu? Perché non ti unisci agli altri? Mi sento male, capo. Che c'è? Mal di mare. Qui, in terraferma. A me basta sentirlo nominare. Scendete le righe! Quello è il parente di cui ho parlato. Ah, bene. Elenco di nuovi imbarcati, signore. Mandateli negli alloggiamenti. Signor sì. Prendere sacchi. Ecco te, destra. Avanti, marcia. Ragazzi, qui siamo in un ventre di vacca. Niente più percorsi di guerra, niente più marce, niente più fatica. Ah. Io me ne voglio stare tutto il giorno sdraiato a poppa a prendere il sole come un havaiano. Così. Vedi niente? C'è sta una che si sta a far bagno nuda. Dove? Laggiù, sulla spiaggia. Si vede bene perché c'è foschia. Non ho capito se è un uomo o una donna. Ma sei una boa. Una boa? Eh sì, era boa. Questo mi procura le visioni. Ci sono le esercitazioni. Non mi posso muovere. Ma che ti sei messo in assetto di vomito? Ti sei messo? E reagisci, reagisci. Il mal di mare è solo un'impressione. Una brutta impressione. Ma hai messo la suppostina che ti ho dato stamattina? Quattro con una, sì. Quattro. Quattro, tutte assieme. Lo sai che ti dico? Fai il pieno, va. Tieni. Perché su un onor mio se ti vede ancora in questa condizione ti butto in mare in pasta ai messicani. Mamma. Suppostiamo, libero, suppostiamo. Piange. Poi sai che per me l'amore non esiste. E invece esiste, l'ho capito da quello scheletro. Che vai per cimiteri tu? No, sto portando questa al pilota. Tony! Tony, guarda che bella nave. Beh, sarà... Guarda che bella, la porta aerea americana. Vabbè, non lo so, guarda. Oh, eh? Ma quella è una donna nuda. Una donna nuda? Eh sì, è una donna nuda. Ma che ce faccio con questo? Tu, le scarpe. Ma io le fabbrico le scarpe. Mettiti a rapporto. Cammina. Fermi. Va bene, capo, dia pure gli ordini. Franchi, fianco destro, destro. Prima fila, avanti per uno.
Ci ho messo la 100 lire, ma non si vede un tubo. Ma scemo, tu chi sei un cannone? Le 100 lire me le ha spolverate, però. Sei consegnato, Lucio? Lasciami perdere. Sono più distrutto di una casa bombardata. E c'è la mia Giuditta che mi aspetta. Speriamo che non ci venga in mente di aprire il bar. Ma che ti è successo? Perché t'hanno punito? L'ufficiale medico si era messo in testa di togliermi le tonsille. E tu? E ci ho tolto il saluto. E in più ti ha consegnato. Vedi, neanche io posso uscire. E là a terra c'è un fiore di fanciulla che mi aspetta. Se conosco la Liliana, quella che c'hai in duplex con l'Orione. Ma sei un po' nervosetto oggi. Lo credo, sono 2 settimane che ho il mini sonno, non riesco a dormire. Perché? Hai mai provato a prendere 30 caffè in un'ora? Ah, io no. Ecco, io sì, ho battuto il record mondiale. Mi sembra di avere un frullatore nello stomaco. Ma che fai? Mi parli con un consegnato? La sentinella muta deve stare. Comodo, comodo. Vai in plancia, avanti, presto. E allora, che mi dici, libero? Ma che fa, non mi rispondi? La sentinella muta deve stare. Babasone! La sentinella deve stare muta con i consegnati, ma con me, che sono consegnato. Scusa. Fatti vedere. Mi pare una sentinella perfetta. E io ti saluto.